Il Livorno è una delle squadre più in forma del campionato. Dopo un inizio durissimo, i ragazzi di Colombo hanno messo assieme 10 punti su 12 nelle ultime 4 giornate, 3 vittorie e un pareggio. Contro la Lazio, già Lombardo e Vidigal sono squalificati al loro posto Doga e Ruotolo. In avanti Porti e Lucarelli. La Lazio l'infermeria piena, per un motivo o per un altro non sono della partita Baggio, Emanuele Filippini, Peruzzi, Giannichedda, Liberani, Nego, Muzzi, Siviglia e Zauri. Couto acciaccato e comunque in campo. In avanti Rocchi, alle sue spalle Pandev, Manfredini e Cesar a spingere sulle fasce. Si comincia con il cross dalla sinistra del brasiliano Manfredini, Cipova, girata da dimenticare. Al quarto minuto Livorno vicino al gol del vantaggio, grande percussione di Lucarelli che in un primo tempo cerca di servire Ruotolo, poi se ne va, botta col destro, Sereni in angolo. Lazio in avanti all'ottavo minuto, Amelia è bravissima a respingere la conclusione di prima di Rocchi dopo due tentativi di Oddo, il primo su calcio di punizione. La partita è bella, veloce e intensa. All'undicesimo il Livorno perde banalmente palla a centrocampo. Pandev serve Rocchi, l'attaccante biancoceleste trova ancora Amelia. Il Livorno ci prova al minuto 26, bel lancio per Protti che prende la mira, controlla, va al tiro, pallone respinto. Un minuto dopo Lucarelli apre bene ancora per Protti, ex Lazio, che cerca il gol da ricordare, la girata non inquadra lo specchio della porta. Al 32esimo ha spazio anche Ruotolo, vola Sereni, palla per Doga che va alla battuta mancina, bravo ancora una volta il portiere della Lazio. A 3 minuti dal riposo il vantaggio dei padroni di casa. Cristiano Lucarelli sfrutta il tocco di Vigiani su azione di calcio d'angolo e batte Sereni. È il suo gol numero 5 in campionato. L'attaccante del Livorno è bravissimo, il riflesso da attaccante vero, la palla nel sacco. Il primo tempo si chiude sull'1-0 per la squadra di Colomba. Nel secondo tempo, dopo 2 minuti, ci prova subito la Lazio ancora con Manfredini, palla sul fondo. Passano 2 minuti, siamo al quarto, grande azione dei toscani, grande Sereni nella risposta. Porti serve Lucarelli che dribbla Couto e si porta la palla sul destro. Tiro a botta sicura, l'ex portiere di Sampdoria e Piacenza è bravissimo. Al 9° minuto il Livorno ha spazio, arrivano le occasioni. La più ghiotta capita sul piede di Doga che però centra la traversa. La Lazio ci prova al 12° cross di Oddo, Pandeva la palla buona, incredibilmente non trova la porta. Il Livorno però non sta a guardare, nello spazio di pochi minuti crea altre 2 buonissime occasioni. Prima al 17° Lucarelli gira di testa sul secondo palo senza fortuna, poi Alessandro Lucarelli colpisce la traversa intervenendo di testa sotto misura, palla sulla traversa poi sulla mano di Sereni che alla fine riesce a ritrovarsi il pallone tra le braccia. Livorno vicino al raddoppio, ma è la Lazio a sfiorare il pari a 8 minuti dalla fine. Pandev pesca il corridoio, Simone Inzaghi getta via la palla dell'1-1. Si chiude con l'espulsione di Fernando Couto che litiga con Vargas. Nucini lo manda con 1 minuto d'anticipo negli spogliatoi. E adesso le vittorie del Livorno, che batte anche la Lazio 1-0, sono 4 in 5 partite. I toscani hanno 2 punti in più della Roma e sono alla pari con l'Inter. Chi l'avrebbe mai detto?